Sono Giulio Ciotti e collaboro da 2 anni con la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Sono stato per 20 anni un professionista di salto in alto, ho smesso nel 2016, avevo 40 anni e uno direbbe hai smesso pure troppo tardi. Sì, effettivamente mi sono logorato, adesso ho solo anche la panzetta. E da 2 anni collaboro con la FIDAL, ho un ruolo insieme a Enzo Del Forno nello staff. E essere indeformabile allo stacco è stata un po' una risposta istintiva a una domanda che mi ha fatto Di Giorgio quando mi ha detto di cosa parli? Parlo della mia esperienza, di quello che è stato comunque il mio percorso di 20 anni di professionismo e solo 10 anni che alleno, perché nel frattempo comunque ho continuato a gareggiare perché non avevo voglia di smettere, non sapevo dirgli basta, non avevo trovato evidentemente ancora la parola fine. La mia formazione deriva dai miei coach prevalentemente, oltre ai 20 anni di esperienza sul campo, non me ne vogliono, ho trovato solo queste foto qua, sono Giuliano Corradi, il primo allenatore che mi ha formato dai 20 ai 24 anni, che mi ha insegnato gran parte di quello che so come condizionamento fisico, strength and conditioning è stato tutto merito suo, o anche colpa sua, non lo so, perché può darsi che non sia la via giusta. E Angelo Zamperini è quello che mi ha portato fino alla fine, più o meno dal 2004 fino al 2012, che è stato collaboratore della Nazionale come responsabile era responsabile del settore salti. Dietro c'è l'immagine di Formia, che è il posto dove io ho passato praticamente gli anni migliori della mia vita e ho creato tutte le mie esperienze, sia come atleta che come allenatore, perché gli ultimi anni con Angelo Zamperini abbiamo stretto una collaborazione nella quale io comunque cercavo di apprendere il più possibile quello che erano le terminologie, le metodiche di allenamento, che lui è stato un grandissimo crogiolo secondo me di sapere, aveva la capacità coordinativa di assorbire tutte le informazioni che venivano da nord, centro, sud, est e non le teneva per sé ma le diffondeva, le divulgava, e questo secondo me è stato il suo grande lascito, e mi ha insegnato la meticolosità, cioè la precisione di essere in tutto minuzioso e cercare di fare sempre le cose al meglio nei tempi giusti, e quindi grazie a loro io ho capito che quello che era la passione in campo come atleta, di dare il consiglio agli altri, poi si sarebbe potuta magari in futuro trasformare in una professione, anche se allenare il salto in alto per me non è un lavoro ma è una necessità comunicativa. La forza è tutto e tutto è forza è una frase che mi ripeteva sempre Angelo Zamperini quando io gli chiedevo ascolta Angelo, ma che forza è questa? Io non lo so che cos'è, e lui mi diceva la forza è tutto, tu cammini e esprimi forza e tutto è forza. E in tutte le convention che sono stato all'estero, ho anche partecipato a convention in Svezia, in Germania, nessuno mai ha parlato di forza, hanno semplicemente detto che devi essere fortissimo. Cioè, sembra facile, poi uno va sul campo e dice ma come lo faccio a diventare forte questo? Allora io ho dato, adesso sto giocando con mia figlia che ha 7 anni e fa la seconda elementare, ogni tanto mi torno a casa e mi dice devo fare l'acrostico, io acrostico, devo essere acrostico, e formare delle frasi di senso compiuto da una parola di partenza. Allora io ho cercato di dare forma a questa idea di la forza è tutto, tutto è forza. E sono partito da scervellando, anche per far venire la frase più che altro. Cioè, quindi se la forza è tutto è ovunque, bisogna però ricordare la massima attinenza. Qui non è che voglio fare chissà quale considerazione teorica, voglio semplicemente dire che noi non dobbiamo diventare fortissimi come un sollevatore di pesi. Giustamente uno dice, ci sono 650 kg allo stacco, come fai a spostare 650 kg? Niente, devi trovare attinenza in quello che fai. La mia risposta è stata questa, cioè in un periodo generico e generale magari cercare di sviluppare la forza massima, forza dinamica, tutto quello che è anche la forza resistente, poi però su atleti, da me come allenatore arrivano, ho 43 anni e arrivano atleti che hanno già più di 20 anni perché non collaboro per nessuna società, quindi non sto sul territorio in senso stretto, a parte le Fiamme Azzurre con le quali collaboro 2 settimane al mese con i bambini, gli esordienti. E quindi arrivano dei ragazzi già formati, con i loro pregi, i loro difetti. E da lì la mia necessità comunicativa di trovare attinenza in quello che faccio fare, per guadagnare anche tempo.
per non stare a fare interi periodi nei quali non riusciamo, non siamo in grado di sviluppare un salto perché abbiamo perso completamente le sensazioni. E da qui la seconda premessa che faccio. Ho fregato la foto a uno bravo, l'uomo vitruviano di Da Vinci, e ho messo al centro la tecnica, e tutto deve essere secondo me collegato alla tecnica, o comunque deve tutto partire dalla tecnica per far sì che lo strength and conditioning, quello che è il potenziamento, qualsiasi forma essa abbia, balzi, stacchi, andature, forza generale, rincorsa, pliometria, forza massima, tutto deve avere un'attinenza e deve portare alla tecnica che io ho in mente di sviluppare con l'atleta. Giusto, manca una slide. Giusto o sbagliato, io voglio l'equilibrio, voglio trovare quindi il mio atleta che cresce di giorno in giorno, non troppo forte o troppo tecnico, non poco tecnico o troppo forte e viceversa. Giusto o sbagliato, io ritengo che tecnica e forza, con forza intendo lo strength and conditioning, cioè tutto quello che fa parte, tutti i mezzi che uso quotidianamente, bello ribalzino, devono essere in funzione della tecnica che voglio addossare all'atleta. Da dove partiamo? Non sapevo da dove partire e sono partito da qua. Speriamo che parta, vediamo. Questo brutto burdel qui sarebbe un brutto bambino che salta male. Sono io nel 1992, sono passati 28 anni a gennaio. Questo bel burdel invece è Stefan Holm. Lo stesso periodo, gennaio 1992, lui faceva 2,5 m, il mio salto era 1,90. Eravamo allievi, avevamo 16 anni, due giovani in plumi, uno saltava malissimo, evidentemente malissimo, con le braccia che andavano davanti, stava tipo quattro passi, quattro appoggi con le braccia qua davanti che non sapeva cosa farsene, un salame appeso sopra l'asticella, non faceva assolutamente niente, l'altro invece estremo dinamismo. Ci siamo parlati con Stefan perché abbiamo un bellissimo rapporto, fortunatamente siamo coetanei, lui è finito a fare 2,40 e ha vinto un'Olimpiade, oltre 6-7 mondiali. Io ho lottato tutta la vita per correggere quegli errori lì, quindi un imprinting iniziale secondo me è fondamentale. Quando dicevo di equilibrio intendevo sicuramente atleti da una categoria non più giovanile, ma dagli juniors in su, ma un allievo non può saltare così. Cioè io ci ho speso 20 anni per correggere questi errori qua. Se vogliamo dirla tutta, per la determinazione dell'uno dell'altro, lui ha vinto tanto e io ho migliorato più di lui, perché io da lì ho migliorato 40 centimetri, lui solo 35, quindi questa è la considerazione che ho fatto sempre. Come miglioriamo quindi? Creo uno stimolo, riposo, mi adatto a quello stimolo, ripeto e riparto da un punto diciamo più avanzato. Lo stimolo può essere qualunque, può essere tutto quello che è tecnica e condizionamento fisico, ma noi non possiamo trascendere da questo percorso qua. Il riposo è importantissimo. Nel mio passato, nei primi anni della mia attività, non riposavo mai. La settimana di scarico era lavoro, e questo è, da atleta, da uno che ha speso tutta la vita per correggere quei famosi errori iniziali, è il messaggio che voglio far arrivare. Non è che adesso purtroppo si è andati anche verso una direzione totalmente opposta, vedo fin troppo fit conditioning, nel senso la gente è anche troppo cauta, bisogna spingere sul gas sì, ma a due piedi, tecnica e condizionamento fisico, non bisogna far solo salti in alto, non bisogna far solo lavori in pedale, non bisogna far solo lavori in palestra, ma riuscire a crescere con questo equilibrio. Quindi valutare bene gli stimoli che vogliamo dare e dosare bene le cose che ci servono. Ognuno avrebbe potuto partire con la spiegazione di qualsiasi tipologia di mezzi che vogliamo. Io sono partito da quell'ultimo, potenziamento specifico.
E da una frase che diceva, mi ha detto mio fratello in un momento importante della nostra vita, ah, io ho un fratello gemello che ha fatto un record italiano, ha fatto un'Olimpiade. E lui nel 2002, dopo una stagione opaca, aveva fatto 3 volte 2,20 metri, che per noi all'epoca era abbastanza una brutta, diciamo una stagione di merda, si può dire. Aveva fatto 3 volte 2,20 metri e non sa neanche lui come, ha vinto il titolo italiano assoluto con il record italiano di 2,30 metri. E alla domanda, ma come hai fatto? Io ero infermo e infortunato. Lui l'anno prima aveva fatto un 27 di strafora, io ho fatto 2,28, era già 3-4 anni che mi evolvevo, e lui fa 2,30. Rompe tutti gli indugi e salta il record italiano. E lui mi ha risposto, ho solo corso e saltato. Risposta semplicistica, direte voi. In realtà è l'essenza di tutto, cioè l'essenza dell'equilibrio, del flow o del flusso, cioè del riuscire a mettere insieme tutti i singoli pezzi della preparazione dal primo giorno al giorno della gara. Riuscire a entrare in quel flusso che ti fa esprimere tutto quello che hai dentro, ma senza che tu pensi di poterlo esprimere o sappia che lo stai esprimendo in quel momento. Il flusso non è nient'altro che l'estrinsecazione di tutto quello che hai fatto fino a quel momento, e non può essere casuale. Ci devi arrivare con un processo di crescita equilibrato, continuo, ovviamente rimanendo in salute, ma se tu cresci in maniera equilibrata e hai una tecnica sufficiente da supportare i carichi di lavoro che stai tenendo e mantenendo, non ti fai male. Il salto è leggero, il salto, le sensazioni sono sempre quelle giuste. Lo sto vedendo adesso, alleno Eugenio Meloni, che è un carabiniere professionista di 25 anni, che ha un personale di 2,21. E per anni lui non aveva sensazioni, entrava in pedana e non sapeva cosa doveva fare, non sapeva come farlo. E quindi con lui ho avuto la riprova di questo mio percorso, che non si è ancora trasformato in un risultato, ma la mia necessità comunicativa è diventata fondamentale, e spero di poter essere per lui la persona giusta per allenarlo e fargli fare i risultati che ambisce. Ma non tutti quelli che arrivano da me o che vengono allenati anche da voi sono in grado di fare e rendere tutto facile. E come facciamo? Io mi sono dato una risposta, scusa, mi togli la mano? Io mi sono dato una risposta con le esercitazioni, andando continuamente alla ricerca di mezzi di comunicazione più che mezzi di allenamento. E come possiamo vedere, non possiamo vedere perché non funziona il laser, ho solo fatto vedere alcuni degli esercizi che io faccio fare e utilizzo come mezzi comunicativi. Non li chiamerei neanche mezzi condizionali, perché di condizionamento hanno veramente poco, però comunicano tanto. Comunicano momenti specifici del gesto che io voglio far arrivare, della sensazione magari che io ho vissuto come atleta. Faccio l'esempio di questo qua. In alto a sinistra vediamo due, per me, esercizi analoghi fatti con carichi diversi. Quello di destra ha una semplice resistenza elastica, quello di sinistra ha un bilanciere con 40 kg sostenuto da un TRX con degli elastici che hanno una resistenza di 50 kg. Quindi non so quantificare il peso, ma non importa, la forza che necessita non è importante. È importante qual è il messaggio che voglio comunicare. Voglio comunicare il completamento di una spinta dietro, cioè il famoso finisci dietro. Tutti i messaggi che a me arrivavano, io non capivo che cosa dovevo fare, non capivo che cosa mi veniva chiesto dagli allenatori che mi hanno allenato, e non è colpa loro, ma forse si dà a volte troppo per scontato. Tira sulle ginocchia, il famoso skip, tira sulle ginocchia, l'avremmo sentito tutti, è una castroneria pazzesca. O completa la spinta dietro, sì, ma come faccio a completare la spinta dietro se non sono in grado? Stai alto, no? Sono tutte queste frasi bellissime che hanno grandi contenuti. Se lo riesci a fare, ma se non lo riesci a fare, come fai? Come fai a stare alto? Io sono alto. Come faccio a correre così in curva? E allora io, per correre così in curva, creo una resistenza maggiore, gli
lo obbligo a sbilanciarsi e a provare a correre sul posto con uno skip. Immediatamente dopo vado a mettere in gioco quel sistema lì con uno stupido skippettino circolare in una circonferenza non prestabilita. La sensazione, io mi baso tantissimo sulle sensazioni, e la sensazione per i miei atleti è l'unico feedback che a me interessa. Io ho necessità che la mia voglia di comunicare arrivi, e ogni volta che eseguo un'esercitazione del genere chiedo: cosa hai sentito? Come, che messaggio ti è arrivato? Sei riuscito a capire quello che era la richiesta? O la richiesta ha portato un risultato? Questo qua, in basso a destra, sono tre esercizi che io ritengo analoghi, ma potrebbero non esserlo. Quindi questo proprio è ho mutuato da amici in tutto il mondo col quali mi confronto continuamente. Questo qui nel mezzo ne do la paternità a Ugo Muñoz, che è stato un saltatore messicano, mio coetaneo. Io per anni con mio fratello avevamo notato che quando fece 2,30 m, nel momento dello stacco, al momento della percussione, aveva avuto un grande transfer dall'anca sinistra all'anca destra. Al di là del normale condizionamento, della buona tecnica che uno deve può avere, io cerco di comunicare anche quel transfer lì, quel momento lì. E questo è quello che veramente caratterizza il mio modo di lavorare. Poi il resto è quello che bene o male fanno tutti. Però, portando sempre quello che è stata la mia esperienza personale, e ho trovato grandissimo giovamento nel metodo bulgaro o metodo del contrasto. Vedete, io comunque utilizzo adesso questi ragazzi sono tutti adulti, quindi non sono un pazzo che fa tirare su le tonnellate. Adopero nel periodo più lontano dalle gare, cioè in un periodo che potrebbe essere considerato introduttivo o fondamentale 1, quindi per me è un periodo generale. Faccio lavorare con degli stacchi da terra, delle girate da terra, quella è una girata da mezzo che viene effettuata già in un periodo successivo, degli step, più mi avvicino alle gare più cerco comunque di comunicare messaggi specifici, cioè che comunichino quindi quello che è la necessità in quel momento preciso. La devo far ripartire perché si blocca. Per esempio qua in basso a destra abbiamo un eccentrico concentrico. Mi sono accorto che Eugenio in questa situazione specifica ha una lui, diciamo così, tecnicamente, non so come si dice, strusciava il penultimo, ed era una cosa che lui lo frustrava tantissimo e non è mai riuscito a togliersela questa cosa, e ogni volta che lui l'asticella sale cerca questo tipo di caricamento. Quasi ventralistico, se vogliamo, facendo dei normalissimi test che io faccio col Beast Sensor, che è un accelerometro, mi sono accorto di una enorme differenza che lui aveva di espressione di forza tra il destro e il sinistro. Ma una cosa che abbiamo capito tanti anni fa è che il salto in alto è una complicità, è complicità tra il penultimo e l'ultimo appoggio, non è lo stacco il momento importante, è tutta la preparazione prima, è tutto quello che fa il lavoro del penultimo. Tant'è vero che una frase che noi ci scrivevamo sul muro praticamente era: si stacca col penultimo. Quindi questa lacuna andava assolutamente colmata. Allora io, in un periodo che doveva essere di avvicinamento alle gare, ho detto: bon, per lo stacco a me serve la forza eccentrica, quel momento di espressione di forza massima in quel momento specifico. Per il penultimo a me mi serve che tu spinga forte in uscita dall'appoggio. Il metodo bulgaro è un metodo detto anche da Verciusaschi, un metodo a contrasto. Sta semplicemente, cioè probabilmente lo conoscete tutti, anzi sicuramente lo conoscete tutti, ma il fatto di dover alternare un esercizio di forza massima con poche ripetizioni e carichi elevati, e quindi un'espressione, cioè una velocità di spostamento lenta, dopo un periodo di riposo di 2 minuti e mezzo, 3, facendolo seguire a un esercizio a contrasto, quindi estremamente dinamico, abbiamo sicuramente fisiologicamente dimostrato che lascia delle tracce tali da poter avere un maggior sviluppo di forza, di forza esplosiva e quindi di potenza nell'esercizio successivo. Questa è diventata
praticamente la mia filosofia di allenamento. Se vedete, ricordiamoci anche l'esercizio a contrasto, faccio una cosa che dà un messaggio e poi subito vado in dinamica a trovare il messaggio se è arrivato. Ovviamente io ho messo quella figurina là in alto a destra anche per ricordarmi che noi personalmente quando parliamo di questo genere di potenziamenti stiamo lavorando sulla parte bassa, quindi quello che sono i muscoli degli arti inferiori. Ha già detto tantissimo Stefano, che ha fatto per secondo me una presentazione veramente molto apprezzabile. Io voglio aggiungere che nei balzi anche qui troppo spesso ci allontaniamo da quello che sono i nostri obiettivi e quindi cercare verticale, il messaggio diretto che voglio dare. Sì, per tanto tempo ho fatto balzi estensivi, ho migliorato, sono diventato bravissimo, faccio 25 metri di quintuplo, faccio corro i 60 in 6,2, poi però non salto niente. Quindi sempre ritornare al discorso dell'equilibrio, del crescere equilibrati. Nel mio modo di lavorare quindi cosa faccio? Cerco in un primo periodo, sì, in generale, il balzo estensivo, cioè alternato, ma su anche distanze importanti, 60 metri anche di balzi, stiamo parlando di atleti evoluti. Perché 60 metri di balzi? Perché, come ha detto Stefano una volta, io voglio fare 2,40, devi essere fortissimo, devi essere in grado di sopportare carichi di lavoro enormi. Beh, anche ragazzi che sono arrivati da me veramente flosci, sono arrivati tutti a fare 20 ripetizioni di 60 metri di balzi alternati su superfici morbide, ovviamente, e questo gli ha permesso di avere a disposizione una capacità di stacco e una capacità di rimbalzo enorme. Allora io cosa cerco di fare? Nel periodo più vicino alle gare, anche qua, vado sullo specifico, cerco di differenziare. Balzo estensivo? No. Vado sul balzo verticale, anche per il destro o arto di volo. Faccio questo esercizio qui, chiamato israeliana, uno orizzontale e uno verticale. Aumento velocità, aumento altezza, aumento carico per l'arto di volo e lo rendo più abile. Quello qui in basso a destra, questo qua. Flying leg, la gamba di volo. Creo a carico naturale un sovraccarico enorme e una richiesta di trasformazione in velocità orizzontale enorme. Per la gamba di stacco, semplicemente stringo gli ostacoli e alzo fino a 1,6 m. 1,6 m ci siamo riusciti in pochissimi. Però se vuoi arrivare a questi secondo me sono gli standard che noi dobbiamo avere, perché per carità di Dio sì, devi essere fortissimo, devi avere il 200% del peso corporeo di squat, perché comunque quella cosa lì è talmente generale che ti serve, ce l'avrai a disposizione. Per la pliometria ha già detto tanto lui, non sto neanche a specificare. Per quel che riguarda il potenziamento generale localizzato, anche qua strizzo le meningi e cerco di lavorare su tutti i piani, cercando comunque, come diceva Stefano, anche di andare a mettere in gioco più piani, visto che noi quando saltiamo dobbiamo uscire da una curva, quindi siamo inclinati sul piano frontale, abbiamo delle rotazioni. E per quel che riguarda il potenziamento localizzato, cerco di variare gli angoli. Quella è una posizione specifica, l'ho adoperata solo esclusivamente per questo video qua, non lo faccio fare quasi mai così, perché era il messaggio che volevo fare arrivare, cioè di essere dentro la tecnica anche nel potenziamento generale localizzato, è un eccesso. Però non si vede tanto perché è piccolino, però vedete che questo qui, il tappetino ruota, qui no, perché qui è sul tallone col piede sollevato e quindi va a chiudermi l'angolo. Qua invece il piede è più esteso, aperto avanti. Qua per esempio a catena tesa cerco di destabilizzare, l'ho accelerato a pallettoni perché, scusate i termini un po' di all'Italia, l'ho accelerato perché è stato un esercizio che è durato tipo 4 minuti. Metti, togli la piastra per provare a destabilizzare anche lì. E dopo tutto questo discorso, dove siamo arrivati? Siamo arrivati qua.
che dopo un'infinità di anni sono riuscito a cambiare qualcosa e penso di aver saltato un po' meglio. Grazie.